torta rustica dolce alle carote, una confezione di pasta sfoglia rustica, del burro per la tortiera, 300 g di formaggio spalmabile classico, 400 g di carote, 100 g di mandorle pelate, 100 g di amaretti, 3 uova, 120 g di zucchero e del rum. Le carote grattugiate, le tiro giù per bene. Allora, queste le lasciamo qua un attimo e ci mettiamo su appena appena un po' di zucchero, di modo che facciano un pochino di acqua. Il rimanente invece lo mettiamo qua. Rompiamo le 3 uova. Che dolci queste carote! Le pensate con lo zucchero? No. No. Ecco qua. Le andiamo a sbattere leggermente. Vado ad aggiungere la polvere di amaretti. Franca, me ne servono 2 aperti di quei formaggi lì, per cortesia. Quindi amaretti sbriciolati, uova, zucchero. Vado ad aggiungere anche le mandorle a lamelle. Aggiungo a questo punto il burro morbido. Eccolo qua. Vado sempre a montare, Franca, me lo metteresti qua dentro, per favore? Che cosa? Il formaggio questo qua morbido. Fammi passare anche nei vasetti, sai, quelli stretti, no? Così lecchi tutto. Esatto. Ma è proprio vero, guarda, buono. No, davvero, è una scoperta. Ora versiamo questa crema sulle carote. Ah, le mettevo lì. Guarda, lasciamola qua un attimo, perché adesso non uso più la spatola, ma uso, cioè non uso più la frusta, ma uso quella spatolina che ha usato Franca prima. Perfetto. Aggiungiamo anche il rum. Ecco qua. E andiamo a girare per bene. Crema catalana? È quella che ti ha lasciato Giulia. Giulia. Prima. Buona, eh? Beh. A me piacciono tutte e due, ti dico la verità. Ah, ma è quella quadrata questa. Ah, ma non fa niente, dai. Ci diamo un colpo col mattarello e la facciamo diventare rotonda. Sì? Sì. Poi dopo, se rimane anche un pochino squadrata, chi se ne frega. Gli angoli li giriamo dentro. Perché c'è sia quadrata che rotonda, per quello che... Non mi serve la carta forno in questo caso, e per la teglia e per la pasta. Guarda che bella che è. Foderiamo perfettamente la tortiera. Questa la portiamo di qua. Perfetto. Ecco qua. Allora, signora Marina, lei che aspettava che le rifacessimo questa torta, spero che sia con noi oggi proprio per poter... Versiamo dentro tutto il preparato. Rivedere tutto quanto e poter quindi rifare anche lei. Eccolo qua. E poi possiamo anche fare questa operazione qua. Io vado a... come la crostata, guarda. Ciao, sono Pina da Grottammare. Franca invece è una conduttrice brava e molto bella. Vedi quello che c'era scritto? Da quando ti sei tagliata i capelli? Ti do il nuovo indirizzo di casa Alice, appena la gobba. Sì. Dov'è? Sì. Gobba so mare, gobba so pare. Allora, casa Alice, devo ancora impararlo a memoria perché insomma non è da tanto che ci siamo trasferiti. Via Tenuta del Cavaliere 1, Palazzina A. Aspetta, che sto leggendo. 00012, Guidonia, Montecelio, provincia di Roma. 170 gradi, 45 minuti. E prendiamo l'altra che abbiamo naturalmente pronta. Poi nei titoli di coda ci sarà sicuramente l'indirizzo, vero Giova? Credo proprio di sì. L'indirizzo di casa Alice, a cui potrete scrivere e mandare le vostre nuove cartoline. Ne assaggiamo una fettina, Rizzi? No? Secondo te? Sì. Ah, ecco. Eccola qua. Questa torta. Adesso si dice che è asciutta, la Rizzi le pianta. No, questa si vede che non è asciutta. Non potrei mai dirtelo che è asciutta, per Segani. Porca miseria, ragazzi. Buona? Buona, Fammi assaggiare questo angolino. Aveva ragione Marina a chiedere che si rifacesse, perché me l'ero già dimenticata.
buona davvero. Ah, che bello, eh? Quando si sta bene tutti quanti assieme e il tempo passa così velocemente. Ci vediamo domani per Segani. Ma sì, Rizzi. Anche con voi, naturalmente, eh? Quindi mi raccomando, veniteci a trovare. Ciao, ciao a tutti.